Gianni Minà, come ti sembra questo social forum? È il quarto che vivo su cinque. È certamente un appuntamento annuale di grandissimo interesse. Ci si confronta su quello che è il vivere di un pianeta assolutamente in crisi, dove stiamo studiando autolesionisticamente come annientarci, o meglio i poderosi della nostra società stanno facendo questo. Perché lo fanno? Alcuni per sordido interesse, altri per ignoranza crassa. Non sanno che stanno creando l'infelicità dei loro figli e dei loro nipoti. E qui incontri il mondo che nelle grandi città, specialmente dell'Occidente, specialmente della opulenta Europa, non incontri, o se li incontri non te ne accorgi perché fanno parte degli invisibili che girano attorno alla nostra vita, ci puliscono un vetro dalla macchina, ogni tanto qualcuno viene a fare il badante o la badante se hai una nonna da curare, e quindi non li conosci. Qui li vedi e capisci che o ci confrontiamo o cambiamo la iniqua distribuzione della ricchezza del mondo, è finita. Eppure proprio uno degli organizzatori, Candido Gribowski, che ovviamente è molto affezionato a questa creatura del Social Forum, ha detto che questo forum comunque ci porta i rappresentanti di organizzazioni, di associazioni, ma non ci porta la massa degli esclusi. Come si fa a raggiungere questa massa? Beh, però perdonami, è una, come posso dire, sembra una sentenza di catalano quello di Arbore. È chiaro, ci sono soltanto 8 milioni di brasiliani su quasi 200 milioni che possono pigliare l'aereo e viaggiare. Nell'America Latina il 60% della gente è povera, è chiaro che non ha, però arrivano le avanguardie di questa povertà. Le avanguardie dei problemi, e poi, come si dice, è meglio che queste cose esistano che non esistano. Finite le ideologie, voglio dire, non solo quella marxista, anche quella capitalista, perché non so come si può dire vincente un modello di società che condanna l'80% dell'umanità alla povertà e perdente più del comunismo, ma poiché i mezzi di informazione sono in mano a coloro che sono capitalisti, dicono che loro è un modello vincente, un modello per una crema vincente, per una crema della società. Io credo che nel ruolo di questo forum sociale mondiale, il solo fatto che, per esempio, quest'anno quello di Davos, il Foro dei Ricchi, si occuperà di miseria e ingiustizia, non avrebbero mai pensato loro di occuparsi di miseria e ingiustizia se non fosse nato il forum di Porto Alegre. Dunque, questo forum sta diventando ormai un'istituzione, però va anche, si va rimodellando verso uno schema nuovo. Ci saranno adesso degli appuntamenti regionali e poi per un nuovo appuntamento internazionale aspetteremo il 2007. In Africa, Sì, forse in e in Marocco. ecco, io ho sentito dire Senegal e Kenya. Credo che sarà in Marocco, per chi ha delle strutture più confortevoli forse, ma io penso che è giusto perché, come ha detto prima Stedile, qui alla fine era sempre un forum occidentale di bianchi il primo continente che sta morendo è quello africano. Continuando così, fra 30 anni non c'è più l'Africa, proprio non c'è più. Ho regalato ora una rivista a Stedile che c'era la copertina di Latin America, che io edito e dirigo, dove le regioni del mondo erano disegnate in base al loro PIL, al prodotto interno lordo. Bene, tutta l'Africa non era manco un decimo degli Stati Uniti. Allora, io credo che sia giusto andare a questo punto, dopo fatto in modo che 4 anni su cinque a Porto Alegre succedesse questo incontro fra la gente, andare in posti dove ancora di più si tocca con mano il bisogno di cambiare.
Senti, tra tutti i temi che si trattano qui al Social Forum, il pacifismo, la tutela dell'ambiente, una nuova politica internazionale, eccetera, eccetera, quali ti sembrano i temi trainanti, quelli che lasceranno una traccia nei prossimi mesi, una traccia forte, quali contengono delle novità? Quali contengono le condizioni più drammatiche? La fame, l'ingiustizia e la menzogna dell'informazione. Tutto quello, dice Giulietto Chiesa, collega di grande prestigio, che tutto quello che apprendiamo dalla televisione e dalla radio è falso. Forse lui esagera, ma l'80% è così. C'è un'informazione ridicola, grottesca, da teatrino di cabaret. Dell'estero ci sono, quando va bene, in un telegiornale di mezz'ora, tre servizi di 1 minuto e 15 l'uno, in tutto non arriva a 4 minuti, cioè il mondo è raggruppato in 4 minuti, però c'è tutto il folklore della lite politica a destra o a sinistra in Italia, dei partiti e dei partitini. È chiaro che è un'informazione creata per non farti sapere. Perché? Perché chi ha in mano le industrie e le della comunicazione sono persone che non fanno quel mestiere per il piacere di fare gli editori puri come i vecchi Rizzoli o Mondadori all'inizio del secolo scorso. No, è gente che compra o crea televisioni, radio, giornali per sostenere il suo business, a volte un business sordido, per appoggiarlo. È uno strumento per appoggiare i suoi guadagni, l'informazione. E il povero giornalista, il povero cronista deve fare i salti mortali perlomeno per salvare l'anima, per non scrivere o annunziare solo quello che interessa al padrone. Si mira a fare dei giornalisti degli impiegati di un computer, a non farli più viaggiare, a rielaborare le notizie che arrivano dalle solite 5 o 6 agenzie, di cui l'80% sono in mano a nordamericani, a imprese nordamericane. Cioè è il mondo visto da una sola parte. Io penso che gli argomenti più drammaticamente all'ordine del giorno siano proprio la miseria, l'ingiustizia e la carenza dell'informazione. Senti, da grandissimo conoscitore dell'America Latina, oggi hai sentito Lula. Com'è in questo momento questo continente? Come sta? Beh, l'elezione di Lula, con tutti i limiti che può avere lui nel mettere in pratica politiche sognate dal mondo progressista, la stessa elezione di Kirchner in Argentina, dopo l'uomo Menem che ha svenduto il paese per 4 soldi e ha fatto il lacchè degli Stati Uniti, è già un messaggio di speranza. A questo poi si è aggiunto l'ennesima vittoria elettorale di Chavez in Venezuela, la nona in 6 anni. Chi parla di democrazia dovrà incominciare ad accettare che non è che la democrazia vale solo quando vincono quelli che piacciono a te, quando invece vincono quelli che non piacciono a te non vale. E poi ora in Uruguay Tabaré Vázquez, il Frente Amplio, dove il partito di maggioranza è il partito degli ex guerriglieri Tupamaro, Mujica è il segretario, è un ex Tupamaro. Il che significa che quando il mondo arriva con le spalle al muro poi reagisce, anche i movimenti indigeni in Bolivia, in Ecuador, in Perù. Con gli Stati Uniti sono rimasti la macelleria Colombia, Perù, Ecuador e in parte questo Cile di Lagos, presunto socialista, che fa quello che vogliono gli americani quasi sempre. Io che ho cantato tanto gli Stati Uniti, il jazz, il rock and roll, il rock, il teatro, il cinema, il grande sport, è chiaro che è come se avessi subito una ferita al cuore, perché poi col tempo ho conosciuto l'altra faccia degli Stati Uniti, non solo quella di cultura innovativa che ha informato prima di tutto la mia generazione, ma anche quella di uno Stato imperiale che impone le sue leggi perché è il più forte. Però niente è definitivo nella vita, sono crollati tutti gli imperi nella storia dell'uomo, anche quelli che sembravano invincibili, per cui anche quello dell'economia neoliberale crollerà perché avrà fatto così tanti morti che a un certo punto imploderà, non ci sarà niente da fare. Mi fa un po' ridere che i giornali occidentali, anche italiani, salvo pochi,
dedicano pochissimo spazio, quando nulla, al forum di Porto Alegre. Al quinto forum di Porto Alegre sono arrivate 100.000 persone da tutto il mondo, da più di 52 nazioni. Ci sono 5.000 giornalisti accreditati, metti pure che saranno 2.000 quelli professionisti. Però vuol dire che in 3-4 anni questo evento è diventato il polo di istanze che tu non puoi più ignorare. Poi se tu chiudi gli occhi e fai il giornale per lettori che tu consideri i lettori del Corrierino dei Piccoli, poi la figura di un comunicatore che non ha previsto, non dico il futuro, ma neanche cosa succederà nella prossima ora, la farai tu. Insomma, l'informazione fatta così è meno che grottesca. Non è niente. Io so il sorrisino di chi ha i piedi caldi e vive nei nostri paesi e giudica il mondo pensando all'Olanda, al Lussemburgo, alla Danimarca, che sono i paesi confinanti confinanti del nostro modo di vivere, insomma, no? Con un'ora d'aereo siamo a Amsterdam, però il resto del mondo è diverso, che ti piaccia o no, ed è diverso perché tu vivi una vita troppo privilegiata. Chi glielo dice agli italiani che vivere con 3 telefonini, 2 macchine, tante macchine fotografiche, tutto i comfort in casa, forse fra 10 anni sarà impossibile anche per chi li ha avuti fino adesso, perché se no ci sarà una guerra mondiale. Ecco, però questo discorso, forse questo discorso non è ancora stato affrontato in modo così forte, non è ancora molto chiaro, per esempio, tra questi movimenti se bisogna abbandonare quest'idea di sviluppo infinito o se bisogna pensare che lo sviluppo, la crescita, anche la crescita del PIL sono parametri completamente sbagliati. No, ormai è chiaro, c'è stato sviluppo in qualche caso, solo in qualche caso, ma non c'è stato progresso, come Pasolini aveva scritto tanti anni fa. Una cosa è lo sviluppo, una cosa è il progresso dell'uomo. Sviluppo vuol dire che hai più consumi, ma non è detto che la tua qualità di vita sia aumentata. Con questo modo di vivere non si fa da nessuna parte. E lo so che il politico che lo dicesse, non vi prometto nulla, perché sono tutte balle quelle che vi prometterei, perché ormai abbiamo superato i limiti di consumi che una parte del mondo può avere, se non vuole che il resto del mondo crepi e non arrivi manco al terzo anno di vita, come succede a milioni di bambini. Ne perderebbe le lezioni uno che dice queste cose, però forse si arriverà a un punto che chi dice queste cose sarà rispettato perché dice la verità alla gente. Non si può continuare a vivere così, perché abbiamo già rubato tutto ai paesi del sud del mondo, le miniere del Congo, i diamanti della Sierra Leone, ci fanno vedere un minutino di telegiornale i bambini soldato fino a 2 anni fa, ora per fortuna la guerra almeno c'è una tregua, è terminata. Non ci hanno mai detto perché c'erano quei bambini con quei fucili con cannocchiali a raggi infrarossi. E tu dici, ma a 12 anni chi gliel'ha messo in mano quel fucile? Noi, le nazioni civili e democratiche, siamo grandi fabbricanti di armi, non solamente Gran Bretagna, Stati Uniti o Francia, l'Italia è una grande fabbricante di armi, il supercannone a Saddam Hussein l'ha dato l'Otto Melara di La Spezia. Allora, una cosa già è grave che non ti chiedi chi mette quei fucili in mano a quei bambini. La seconda cosa, perché quei bambini sono in guerra? Perché nazioni in teoria amiche che vogliono i diamanti della Sierra Leone non si possono fare la guerra, allora sostengono fazioni locali le quali fanno uso anche dei soldati bambini. La fazione che ha vinto, ora non so qual è, ha portato in dotazione alla nazione europea che l'ha sostenuto i diamanti della Sierra Leone, che non è solo la rapace Inghilterra o la ambigua Francia o la furba Italia, anche l'Olanda, che è la più grande, dove c'è il più grande mercato di diamanti del mondo, o il Belgio che ha in mano tutte le miniere del Congo, c'è stato i massacri del Ruanda, del Burundi,
sono le famose guerre per i territori dei grandi laghi e tutto, che hanno a che fare con che cosa? Con la ricchezza enorme del Congo, che non è rimasta lì, che se l'ha sopportata via, e la massima responsabile è il massimo responsabile è il Belgio, cioè piccole nazioni europee in teoria innocue. Cioè, se non cambia questa logica, alla fine i nostri figli, i nostri nipoti saranno con le spalle al muro.